Gentili amici di cevignolaviva.it, sono Silvio Di Leo e siamo qui dietro le quinte del Teatro Mercadante e qui con noi Sergio Rubini. Buonasera. Buonasera a voi. Questa sera porterà in scena lo spettacolo Sud, che rappresenta un viaggio nello spazio e nel tempo alla riscoperta del nostro amato meridione. Da dove nasce l'esigenza di realizzare questo recital su questa tematica? Io da tempo ho una collaborazione con Michele Fazio, che è un pianista-compositore, che ha fatto anche in passato, ha curato la colonna sonora di un mio film, anche nel mio ultimo film ha avuto con me sempre questa collaborazione, per cui noi siamo anche compaesani, figli di genitori amici, per cui io mi sono, diciamo, nel tempo abbiamo costruito questo rapporto e ogni tanto, diciamo, affrontiamo il mondo delle parole, della musica e quindi i recital. Allora, insomma, partendo, siccome siamo due meridionali, avevamo pensato di fare uno spettacolo che fosse un piccolo omaggio al sud, uno spettacolo che raccoglie semplicemente quattro stralci di letteratura, diciamo, meridionale e inerente al meridione. E per cui leggo un pezzo di Matteo Salvatore, una poesia di Edoardo De Filippo, uno stralcio di un libro di Carlo D'Amicis che si intitola La guerra dei cafoni, poi leggo un pezzo dei Persiani di Eschilo, perché anche i greci erano meridionali, e poi leggo una poesia di un poeta di Grumoapula, compaesano mio e di Fazio. Lei ha nominato Matteo Salvatore, che è una sorta di cantastorie pugliese, foggiano, tra l'altro elogiato anche da Italo Calvino, che una volta disse: le parole di Matteo Salvatore noi le dobbiamo ancora inventare. Secondo lei sono in via di estinzione questi artisti che in qualche modo rappresentano l'essenza del Sud nella propria arte? Beh, sono in via di estinzione, è quel Sud lì che è finito. Un tempo, diciamo, c'era un Sud più lontano, un sud che per arrivare al nord doveva fare un lungo viaggio, si doveva prendere una valigia di cartone. Oggi, diciamo così, le distanze si sono accorciate, quindi anche le distanze culturali. E quindi, diciamo, anche i cantanti, la musica che si produce in questi luoghi è più meticcia, sente moltissimo le influenze di ciò che arriva dall'esterno. Delle volte uno dice sì, ma noi dovremmo fare prodotti doc, ma io credo che, diciamo, faccia parte della storia e ci dobbiamo invece mischiare anche con gli altri. Lei è uno dei più importanti registi italiani. Qual è secondo lei attualmente lo stato di salute del cinema italiano? Ma io penso che un'industria culturale non possa che necessariamente essere in crisi, nel senso che la crisi poi però alimenta il mondo delle idee. La crisi anche economica fa rimboccare le maniche, se pensiamo solamente a quanto fossimo in crisi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, eppure ci siamo inventati il neorealismo. Quindi, diciamo così, in un ambito culturale le crisi aiutano, sia sul piano, diciamo, proprio della creatività, che sia sul piano anche poi della produttività. La crisi è sinonimo di ricerca. Un'industria culturale che si rispetti non può essere, diciamo così, una linea stabile, e la crisi è sinonimo di cambiamento, quindi, diciamo, io lo dico con una certa gioia, siamo in crisi. I suoi progetti futuri, continuerà a dividersi fra cinema e teatro, o c'è in cantiere qualche nuovo progetto di cui ci vuole anticipare qualcosa? Ho cominciato a pensare a un film che ho cominciato a scrivere, che non so quando farò, spero di fare qualcosa l'anno prossimo, poi farò una fiction in televisione da attore e poi riprenderò il mio spettacolo che era tratto dal mio film che si intitolava Dobbiamo parlare, lo rifarò all'inizio dell'autunno in giro per l'Italia. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Grazie di cuore.